C'era una volontà di trasformare il profilo istituzionale della Repubblica Italiana e se sì, in quale senso? Beh, è chiaro che il famoso papello di cui è noto Riina fece avere tramite Brusca allo Stato, portava dei punti cruciali, nodali, che riguardavano diciamo così, mortificazione del ruolo della magistratura e degli strumenti che la magistratura ha a disposizione, dai collaboratori di giustizia in giù, eccetera, tutte cose che erano dentro, ad esempio, nel famoso piano della P2 di Licio Gelli. Cioè ci sono delle ricorrenze e anche queste che non sono pensabili fossero soltanto coincidenze. Come si spiega altrimenti che Gelli in quel periodo, in piena stagione stragista, si diede da fare a alimentare quei movimenti indipendentisti meridionali, fenomeni diciamo di Lega Meridionale che in quel momento aveva dentro anche uomini della versione nera e provenienti dalla criminalità organizzata. È chiaro che in quegli anni, vedendo l'agonia di un sistema, veniamo sul finire ormai definitiva della guerra fredda, è caduto il muro di Berlino, c'è anche lo scacchiere diciamo, internazionale che si va modificando, cambia anche il ruolo dell'Italia nel panorama internazionale, e allora questo è un vero e proprio sommovimento anche rispetto alla politica e anche rispetto ai rapporti fra politica e organizzazioni criminali. Dentro questo quadro si realizza un processo di ristrutturazione nel quale, sotto altra veste, bisogna ridimensionare ogni forma di controllo, ogni forma di controllo democratico, a cominciare anche dai poteri della magistratura. È un nodo forte, quello della magistratura, quello dell'informazione. Era dentro il progetto di Licio Gelli, ha continuato a essere un filo rosso, potremmo dire un filo nero che ha attraversato quegli anni e che poi hanno una certa manifestazione nelle politiche del ventennio berlusconiano. Non è un caso che, secondo l'indagine svolta dalla Procura di Palermo, si conclude positivamente, tra virgolette, per il sistema criminale la trattativa col patto politico-mafioso che si stringe alla fine della stagione stragista attraverso dell'Utri e con la nascita delle Forze Italia e che nel momento in cui si realizza l'accordo, nasce Forza Italia, smette la mafia di seminare bombe e stragi. Non pensa che la spettacolarizzazione della politica di quest'ultimo ventennio e anche l'indulgere prolungato al pettegolezzo sia servito anche da arma di distrazione per consentire di continuare questo processo di trasformazione istituzionale dell'Italia, cioè anche tutti i pettegolezzi sulla vita privata di Berlusconi, giusto per essere chiari, non è forse paradossalmente servito a consentire che questo filo nero, come lo chiamava lei, continuasse a essere filato mentre ci si occupava di tutt'altro? Beh, questo ovviamente anche fa parte soprattutto della manipolazione dei grandi mezzi di comunicazione che avevano funzione, ovviamente, usate come armi di distrazione di massa. Questo è stato e questo ha consentito di fare passare vicende enormi come quella della stagione delle stragi, della trattativa, come se fossero una vicenda di secondaria importanza. Il 28 ottobre verrà interrogato nel quadro del processo sulla trattativa Stato-mafia il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Che cosa ci si può attendere da questo interrogatorio? Ci si dovrebbe attendere un appuntamento importante alla verità, perché potenzialmente potrebbe essere un importante appuntamento alla verità. Tutto nasce da una lettera nella quale il consigliere giuridico di Napolitano, Loris D'Ambrosio, scrive a Napolitano. In questa lettera, Loris D'Ambrosio, che poi è morto, scrive di avere parlato con Napolitano di alcuni suoi sospetti e timori circa il fatto di essere stato utilizzato come schermo di indicibili accordi, usa questa espressione Loris D'Ambrosio. Va detto che Loris D'Ambrosio
lavorò negli apparati dello Stato in ruoli nevralgici e strategici dello Stato proprio nella stagione della trattativa, prima dentro l'Alto Commissariato Antimafia, dove stavano Mori, ci stava Di Maggio, che poi diventerà vice capo del Dipartimento Penitenziario e così via, poi dentro il Ministero della Giustizia, proprio negli anni a cavallo della trattativa in cui succede tutto in quel triennio, quadriennio. Quali possono essere gli indicibili accordi che creano questi timori, questi sospetti atroci a Aloysio D'Ambrosio, tali da scriverli in una lettera a Napolitano dove fa riferimento a suoi precedenti colloqui riservati con Napolitano, se non proprio indicibili accordi relativi alla trattativa, visto che questo era il tema che aveva creato grande clamore. Aloysio D'Ambrosio era stato anche sentito come testimone della Procura di Palermo, per la verità, bisogna dirlo, sempre massimo rispetto nei confronti dei morti, ma anche nei confronti della verità, Aloysio D'Ambrosio si può dire che fu reticente quando venne sentito dai magistrati, visto che non fece alcun cenno né a questi indicibili accordi, né a questi suoi sospetti, a questi suoi dubbi. Beh, allora, Aloysio D'Ambrosio è morto, non ha detto tutto quello che sapeva ai magistrati, dice in quella lettera di averne parlato a Napolitano, l'unico depositario di questa verità è il presidente Napolitano. Quali erano questi indicibili accordi di cui gli parlò Aloysio D'Ambrosio? Quali erano i sospetti? Su quali elementi si fondavano? Beh, se il presidente Napolitano raccontasse tutte queste cose, penso che si potrebbero fare dei grossi passi avanti verso l'accertamento della verità su quella stagione. Questo è quello che dovrebbe accadere in quell'udienza. Quello che accadrà in quell'udienza è che, come già il presidente Napolitano ha anticipato con una sua lettera, che non ha niente di importante da riferire, e quindi così ribadirà, probabilmente il presidente della corte, per non creare un nuovo circuito, cortocircuito istituzionale con il Quirinale, quindi per rispetto della carica, frenerà domande eventualmente più apparentemente, chiamiamole così, più impertinenti provenienti dal pubblico ministero o dalle parti civili, con in più l'aggravante che quella è un'udienza sulla quale grava la spada di Damocle di una declaratoria di nullità, perché la Corte d'Assise ha ritenuto, sbagliando secondo me, ha ritenuto di non ammettere la presenza degli imputati. Sbagliando sul piano giuridico, non sbagliando sul piano, diciamo così, del bon ton istituzionale, perché è comprensibile che potesse verificarsi un cortocircuito istituzionale dando ingresso anche a mafiosi dentro il Quirinale. Io l'ho detto più di una volta, lo ripeto in questa occasione, per evitare tutto ciò, per evitare il cortocircuito istituzionale, per evitare l'ennesimo muro di gomma di fronte all'accertamento della verità, per evitare gli imbarazzi alla Corte d'Assise che doveva decidere, solo una persona poteva fare tutto questo, per evitare tutto ciò, e questa persona si chiama Giorgio Napolitano, doveva semplicemente dichiarare la propria disponibilità, sarebbe ancora in tempo per farlo, per la verità, ma dubito che lo farà. Dichiara la propria disponibilità ad andare a Palermo a deporre nell'aula bunker davanti quindi agli imputati senza che si creasse l'imbarazzo di portare gli imputati dentro il Quirinale, rispondendo a tutte le domande che venissero lui rivolte su quei colloqui con Aloysio D'Ambrosio senza appellarsi a incongrue presunte immunità presidenziali su questo punto e magari superando così e togliendo ancora una volta dall'imbarazzo il Presidente della Corte d'Assise, dichiarando in anticipo di essere pronto a rispondere a qualsiasi domanda. Ma so che questo non avverrà. Io ho detto che sono, diciamo così, ogni tanto un idealista sognatore, che sogno uno Stato italiano in cui succedano queste cose, in cui un capo dello Stato faccia così, ma noi non siamo in uno Stato ideale, e nell'Italia di oggi questo non accadrà.